progetto che ha portato all'elaborazione del graphic novel si è sviluppato tutto il corso dell'anno scolastico e ha visto coinvolte tutte le classi della scuola secondaria dell'Istituto Comprensivo Venturino Venturi, le due prime, le due seconde e le due terze. È un progetto che ha visto intrecciarsi tre fasi principali. Una prima fase di raccolta delle fonti, in cui i ragazzi hanno raccolto testimonianze, aneddoti, racconti dei propri conoscenti, parenti, familiari legati alla figura di Venturino Venturi, ma hanno anche riflettuto e cercato informazioni, osservato i luoghi del proprio paese natale, del luogo in cui vivono, perché lo scopo di questo progetto è stato proprio quello di valorizzare, da una parte valorizzare, prima far conoscere e quindi valorizzare la figura di Venturino, ma anche il paese di loro, prima di tutto ai nostri ragazzi, ma anche all'esterno ovviamente. Dopo aver raccolto le fonti, i ragazzi hanno scritto un breve testo collettivo con la guida degli insegnanti di italiano e sulla base di questo racconto, che è partito da testimonianze reali, ma che loro hanno arricchito con la loro fantasia, cercando anche di medesimarsi nella figura di Venturino, nei suoi pensieri. Ed è stato molto bello il fatto che poi, scrivendo di Venturino, in qualche modo hanno anche raccontato di loro stessi. Successivamente sono intervenute Lucia Fiaschi e Alice Rovai del Museo Venturino Venturi, che hanno aiutato le classi nella stesura della storyboard, per cui il racconto, il testo è stato suddiviso in una serie di sequenze per immagini che poi sono servite da base all'elaborazione del disegno vero e proprio. Quindi l'ultima fase è quella appunto della illustrazione, della rappresentazione del graphic novel, in cui ogni classe ha lavorato seguendo varie tecniche e anche vari stili. Ogni classe ha avuto poi uno stile personale, diciamo, ha elaborato il proprio racconto per immagini. Ci sono classi in cui lo stile è prevalente, uno stile più simile ai manga, oppure classi che invece hanno avuto un linguaggio più realistico. Quello varia, ma tutti i linguaggi alla fine danno vita a un prodotto coerente e che ha valorizzato i loro racconti. È solo l'inizio o ci possiamo aspettare qualcos'altro per i prossimi anni? Il graphic novel finisce appunto con un the end, con il punto interrogativo. Sicuramente penseremo a come dare seguito a questa bella esperienza, che davvero è stata molto significativa per tutti i nostri ragazzi.